Chiediamo ai concessionari di investire, e di investire 200.000 euro bisogna dargli una concessione che sia perlomeno fino al 2015, non esiste. Chi è che va a costruire un nuovo baretto, a investire soldi, risorse, risparmi propri, se ha di fronte a sé la spada sulla testa, che l'hanno ritrovato, si possono togliere i baretti, non ha più una sua attività, ma chi lo fa? Nessuno. Quindi la logica dice che la concessione deve andare sempre nel 2015 e poi nel 2015 vediamo cosa succede in Europa, vediamo le possibilità che ci sono. Ed è anche logico che nei mesi estivi, nei mesi in cui più forte è la presenza del poeta, in cui il poeta ha maggiore valenza sul piano turistico per la città, è impensabile che ci siano dei lavori in corso nelle strutture che richiamano il maggior numero di capitani turisti. Sul poeta c'è il tema della federalità, c'è il tema delle piste ciclabili, c'è il tema dei parcheggi, c'è il tema di una metropolitana che arrivi magari sino a quarto partendo da via Roma. Ma il poeto ha due caratteristiche su cui deve tenere presente. Il primo è che nel poeto c'è tutto. C'è residenza, c'è diporto, c'è svago, ci sono esercizi commerciali, c'è persino un ospedale al posto di un albergo. Tanto Cagliari, i cagliaritani si interessano del turismo, c'è un porto turistico, c'è una strada di grandissima comunicazione in cui passano, a Valannaso, circa 20.000 veicoli al giorno, quindi è una strada di grandissimo collegamento. E quindi bisogna mettere insieme interessi diversi, col consenso, senza imposizioni. Anche perché i cittadini del Poetto, i residenti del Poetto, hanno interessi diversi rispetto ai turisti. Anche perché i bagnanti hanno interessi diversi rispetto a coloro che invece si recano al Poetto per altri tipi di attività. Bisogna avere con calma, con grande fatica, ma trovare il consenso. E poi c'è un altro tema, che è quello delle autorità diverse che hanno competenza sul Poetto. Ma non è necessario, non è sufficiente un accordo tra il sindaco di Cagliari e il sindaco di Quarti, perché le autorità sono tante, ci vuole un'autorità unica per il poeta, un'autorità che abbia competenze per il poeta, che possa decidere il futuro del poeta, in accordo con le singole municipalità, ma che abbia l'autorevolezza di decidere il futuro e gestirlo giorno per giorno, se c'è una mareggiata, un'autorità che deve far fronte il giorno dopo. Un'autorità a cui siano date competenze di prospettiva e di gestione sull'ordinario.